Scusate ragazzi, ma devo dirvi una cosa incredibile. Ho fatto una scoperta. Voi sapete che in tutto questo periodo è tutto bloccato, tutto chiuso. L'hanno chiamato il lockdown. Non funzionano i bar, i ristoranti, i parrucchieri. Tante cose non funzionano. Però lo Spirito Santo continuava a funzionare. In tutto questo periodo non ha mai smesso. È incredibile, eh? E pensate, quei momenti in cui magari ci sentivamo un po' stanchi, tristi, preoccupati, e poi magari arrivava una telefonata, un messaggino, o a un certo punto ci siamo fermati a pregare ed è venuta la pace nel cuore. Ecco, lo Spirito Santo ha continuato a funzionare, a fare il suo lavoro. Ma non solo adesso che c'è la pandemia del coronavirus, sempre. Lo Spirito Santo funziona sempre, il Signore non ha mai smesso di cercarci, di darci pace. Ecco, e allora io credo che questa cosa, che è incredibile, forse non dobbiamo dimenticarcela. Voi sapete, ve lo dicevo l'ultima volta, stiamo aspettando appunto la Pentecoste, il dono dello Spirito Santo, però lo Spirito Santo sta già funzionando nel nostro cuore, nella nostra vita, nella nostra società, per noi, per le nostre comunità, non solo per Fedeluce, ma per tutti. Allora, occhio, perché nel lockdown il Signore non ha mai smesso di lavorare e lo Spirito Santo illumina, guida, conforta, dà luce, dona pace. È una buona notizia, volevo dirvelo così al volo. Buon cammino ancora, eh? Un abbraccio a tutti.